Buonasera ragazzi, buonasera. Allora, video su Juventus Udinese. Allora, parlerò per sommi capi di quello, soprattutto che è stato il risultato. Anche perché, puntualizzo subito, intanto sto guardando l'Inter. Non ho visto la partita, non ho visto la partita perché ero impegnato per un servizio giornalistico per la mia testata. Con delle foto corredate e ho potuto seguire se non altro una decina di minuti tra il primo e il secondo tempo e la cronaca per sommi capi su Mediaset. Ho visto i gol, ho visto e niente, la Juve ha vinto 3-1, pare abbia giocato un'ottima partita, pare Sarri mi abbia ascoltato. Perché per chi ha visto il mio video post Bayer Leverkusen Juventus, io ho espresso due concetti. Il primo, che quei tre davanti insieme possono giocare benissimo, con una squadra ben equilibrata, possono giocare benissimo tutti e tre. Mi dicono Dybala abbia fatto un partitone, tra l'altro, pur non avendo segnato, Cristiano ha fatto due gol e questo significa molto. E poi la seconda. La mia seconda, non previsione, la mia seconda teoria è che da ora in poi De Ligt, vista la partita di Demiral e Rugani in Champions, a De Ligt sarebbero fischiate le orecchie. Difatti oggi ha giocato Demiral con Bonucci e mi risulta abbia fatto una grossa partita. Questo sta a testimoniare quello che ad oggi è un mezzo fallimento. Il signor De Ligt ad oggi è un mezzo pacco che ha preso la Juventus. Spero non sia così, ma l'impressione è che sia quantomeno sopravvalutato questo ragazzo. Ma io lo dico da tempo immemore. Lo dico da tempo immemore, da prima che De Ligt fosse acquistato dalla Juventus. Quando dicevo che dei due centrali dell'Ajax, scusate se il mio sguardo, sto guardando l'Inter. Quando dicevo che appunto che dei due centrali dell'Ajax, quello buono per me era Blind. Se non altro per l'esperienza internazionale, perché è un difensore un po' più scattante che da abbinare a Chiellini e Bonucci, e che De Ligt, che per De Ligt vale il discorso di Manolas e Koulibaly nel Napoli. De Ligt da difesa 3. Difatti l'Ajax, lo storico modulo dell'Ajax è sempre stato il 3-4-3. Questo da sempre è stato il 3-4-3, il modulo storico che ha usato l'Ajax e il del calcio olandese in genere. L'altra era, come ho già detto prima, i tre attaccanti. Allora, i due gol di Ronaldo perché sono importanti? Non per l'Udinese in sé per sé. Cristiano Ronaldo a Madrid giocava con Benzema, con Bale, con Isco, con Casemiro e con Modric. Cioè, praticamente il più difensivo era, il meno offensivo era Casemiro di questi qua. Cioè, ditemi voi, contro la Juventus a Cardiff la formazione avanti era questa. A centrocampo, Kroos, Casemiro e Modric, praticamente un mediano e due incursori, che puoi chiamare Casemiro mediano ce ne vuole. Isco trequartista, Cristiano Ronaldo e Benzema in attacco, o in alternativa Bale. Al posto di Isco. Quindi perché in un campionato italiano non possono giocare quei tre? Ditemi voi. Quando hanno giocato in Champions a Leverkusen si è vista veramente una grande Juve, una Juve veramente di dimensione europea. E oggi mi pare si sia vinto bene dopo tanti, tanti successi di misura più che sofferti, direi. Intanto attaccava Viola. Io penso che Cristiano abbia avuto decisamente il suo peso e che Sarri sia stato un po' richiamato all'ordine ultimamente. Un po' dopo la mezza diatriba con Cristiano, io penso che sia stato un po' richiamato all'ordine Sarri. E qui dalla Juve di Sarri a quella di Allegri è cambiato veramente poco. Quindi
Cristiano volero volare al suo peso nello spogliatoio, per quello che ha, uno che ha vinto 5 palloni d'oro e 5 Champions League, vorrei vedere se non ha peso, in qualunque squadra, non solo nella Juventus. Ce l'aveva persino nel Real Madrid con tutti quei campioni. Basta vedere che cosa è stato il Real Madrid l'anno scorso senza Cristiano. Quest'anno sta un po' più riprendendosi. Comunque, intanto Lautaro a terra, ahia, brutta botta. Speriamo non sia nulla di grave sportivamente, che Lautaro è un giocatore che a me piace tantissimo. Comunque, l'avuta vinta Cristiano, e questo ci sta a indicare che Sarri, se non fa risultati, Sarri tela. A questo punto dobbiamo pensare che Sarri sia un traghettatore di lusso, in attesa del Pep. In attesa di Klopp, in attesa, che so, di qualche altro, di Zidane. Vediamo. Io intanto penso a portare via trofei, a prescindere da chi sarà l'allenatore. Tenete presente che non è l'allenatore che fa la vittoria in Champions League. La Champions League l'ha vinta anche Roberto Di Matteo da sostituto di Villas-Boas. Cioè, tanto per dirne una. E comunque, mi dicono si sia vista una bella Juve, mi dicono si siano divertiti. Intanto Borja Valero porta in vantaggio l'Inter in casa della Fiorentina, in diretta. Ha fatto un bel gol anche. Ha fatto un bel gol Borja Valero. E comunque, questo è quanto ho visto della Juve. C'è da essere fiduciosi. C'è da essere fiduciosi perché mi dicono che allo stadio ci si è divertiti oggi. Ditemi la vostra, iscrizione al canale, io torno a vedere l'Inter. Sì, ma non puoi prendere quel gol, Dio mio. Chi è il 4 della Fiorentina? Non puoi farti fare Milenkovic. Ma come cazzo si fa? Ma veramente, non ci sono più i difensori di una volta. Cioè, voi immaginate, non tiro in ballo i Baresi, Costa Curta, addirittura in mezzo alle gambe, vabbè. Ma voi immaginate un po' se un terracenere si faceva fare quello che si è fatto fare Milenkovic da Borja Valero? Non credo proprio. Pollice in su, iscrizione al canale e torno a guardare l'Inter. Ciao!